Io parlo a nome di un gruppo di persone che nella comunità vicina di Ripio, siamo fra l'altro sul territorio della nostra comunità, da un po' di anni ha sviluppato un lavoro di accoglienza. È stato proprio a partire dall'emergenza Nord Africa del 2011. Ecco, in Italia si va avanti ad emergenza Nord Africa, no? Tutti i profughi scappati dalla guerra in Libia, poi loro ve lo diranno, in Libia si viveva bene, poi la guerra è scoppiata, si è stati costretti ad andare via, a forza caricati sui barconi e poi ci si è ritrovati costretti, forzati in Italia. L'emergenza. Ecco, si può ancora continuare a parlare di emergenza oggi? Quando si usa la parola emergenza vuol dire che poi la risposta deve essere altrettanto fatta in fretta e furia, perché si è di fronte a un'emergenza come un terremoto, non fai un lavoro fine, fai un lavoro di grosse. Ecco, il continuare a parlare di emergenza forse vuole autorizzare degli interventi superficiali, fatti di fretta e furia, senza troppa programmazione, soprattutto senza verifica, come sta succedendo in Italia in questo momento nel caso dell'accoglienza dei profughi. Allora usciamo dal termine emergenza, entriamo nel termine ordinarietà di arrivi. Questi arrivi continuano e continueranno in modo inesorabile, certamente, perché parliamo dell'Africa, la popolazione dell'Africa è di circa 1 miliardo di persone, la popolazione raddoppia ogni 20-25 anni, quindi fra 25 anni sarà di 2 miliardi di persone e via di seguito. L'Italia invecchiamo, meno 150.000 se non sbaglio, tra un aumento di morti e una diminuzione di nati nel 2015. Quindi usciamo dalla parola emergenza, entriamo in un discorso di arrivi che saranno sempre più frequenti, anche dovuti al calo demografico della nostra popolazione. A partire da quel gennaio, da quel 2011, la nostra comunità si è organizzata per l'accoglienza. La Caritas ci ha chiesto se eravamo disposti ad accogliere dei profughi, ci siamo trovati, abbiamo fatto il consiglio pastorale parrocchiale, si è votato chi era pro, chi era contro, si è deciso di votare e ci si è avviati nel fare accoglienza. Si è cominciato pensando che non ci fosse nessun sostegno economico, ecco, si è data la disponibilità ad accogliere, poi ci hanno detto a un certo punto ci saranno anche dei fondi, dei finanziamenti a sostegno di questa accoglienza. E si è sviluppata a partire da lì un'accoglienza che al momento attuale si rivolge a persone che cercano casa e lavoro, che cercano un futuro. E che cosa proponiamo? Proponiamo un percorso formativo fondato su alcuni capisaldi che sono la scuola, tanta scuola, formazione che tenga conto delle attitudini e esperienze lavorative precedenti o dei desideri, quindi da anni ormai col circuito Caritas, Acli, attualmente Somaschi, Guanegliani e alcune parrocchie si fanno dei percorsi formativi in più discipline e anche dei tirocini lavorativi, tutti quanti a spesa dell'ente che accoglie. Ecco, si è strutturata quindi questa accoglienza molto, per quel che ci riguarda, molto aperta. Noi accogliamo all'incirca una trentina di persone, di queste 3 sono profughi, ci sono alcuni richiedenti asilo non coperti economicamente, alcuni giovani che hanno fatto un percorso in un centro di accoglienza, hanno trovato il lavoro poi non sapevano più dove andare, allora ci sono stati proposti, segnalati, e accogliamo anche persone che sono state respinte, buttate fuori dai centri di accoglienza. Ecco, forse questo lo si sa poco, ma 20-30 persone almeno in questi ultimi mesi sono state espulse dai centri di accoglienza, portate in stazione San Giovanni a Como e lì gli si è detto arrangiati. Avranno fatto cose gravi, più o meno gravi, non conosco i dettagli, però perché non dare a queste persone una seconda chance inviandoli in un altro luogo di accoglienza, come si faceva nell'emergenza Nord Africa 2011, perché si butta la gente fuori, poi uno costretto a delinquere, a arrangiarsi.
e poi sarà più costoso per la società italiana l'intervento. Lampedusa. Ecco, Lampedusa c'è un centro di accoglienza, tra l'altro chi ci è andato sembra sia sbarrato, che non ci si può entrare, non si può andare a visitare, come sembra non si possa andare a visitare alcuni luoghi di accoglienza della città e della provincia di Como. Un libero cittadino non può dire sono qui, posso farvi una visita, in alcuni luoghi questo è possibilissimo, in altri luoghi questo non è possibile. E se non è possibile forse perché c'è qualcosa da nascondere. Ecco, Lampedusa è il luogo di smistamento e forse Lampedusa e pochi altri centri possono giustificare il tipo di convenzione che c'è tra l'ente accogliente e la prefettura, cioè un'accoglienza di tipo assistenziale in cui a te che fai accoglienza si chiede mediazione linguistico-culturale in modo molto generico, ti si chiede un'assistenza sanitaria, ti si chiede nutrimento. Ecco, quello che ha senso in centri come Lampedusa non ha senso da noi. A Como l'accoglienza media di un profugo dura un anno e mezzo. Allora se tu accogli una persona un anno e mezzo non puoi continuare a impostare le cose come se fosse un'emergenza, una prima accoglienza. Ecco, c'è un grosso problema che a livello del Ministero degli Interni, di un livello estremamente basso delle convenzioni, per cui il profugo che arriva in Italia viene trattato fondamentalmente come persona a cui riempire la pancia, a cui dare un posto letto caldo, a cui dare assistenza sanitaria, ma al quale dare pochissimo in termini di scuola, di erudizione, di conoscenze riguardo al mondo del lavoro, di possibilità formative, cose di cui vi ho parlato prima. Ecco, un grosso problema è proprio questo. Allora penso la società civile che siamo noi deve far di tutto perché salga il livello del legislativo e che porti l'accoglienza su tutt'altri livelli, cioè su livelli fondamentalmente formativi. La scelta vincente è una scelta formativa, si accoglie formando e sapendo che gran parte dei profughi che arrivano sono giovani, dai 18 ai 25 ai 30 anni, in età quindi importantissima per la formazione. Non so cosa sappiate voi di Como, di chi accoglie, di quante persone sono accolte. Non lo so, lo sapete? No. Allora dobbiamo andare a cercare, no? Se non si sa, si cerca. Chi accoglie a Como? Quanti sono le realtà che fanno accoglienza? Mi sembra i dati sulla provincia di Como siano circa 1300 persone. Nella città di Como c'è un forte concentrato. Ce n'è una struttura che accoglie da sola 330 persone. Sapete dov'è? A Como? Tavernola, ex casa Salesiani Don Bosco, accolti da una cooperativa che si chiama Il Focolare Nostra Signora di Loreto. Dopo che tipo di focolare si possa fare con 300 persone, forse più che di focolare si può parlare di bomba molotov o di benzina. È difficile gestire un centro così, chi di noi riuscirebbe? Ancora altre persone? Altri luoghi d'accoglienza? Fondazione Somaschi, via Borgovico, che accoglie con una trentina di persone. Chi conosce altri? San Bartolomeo, in Como. Parrocchia Sant'Orsola, poi Rebbio Componiania. Via Domenico Pino, Casa Albergo delle Acli, 7-8 persone. Poi Bregnano, parrocchia, una decina di persone. Fino Mornasco, una struttura data alla Caritas, 12 persone. Brunate, 4 persone, mi sembra, in parrocchia. Villa Guardia, uno degli appartamenti di Capiaghi, cooperativa intesa sociale. Olgiate Comasco, parrocchia, 7-8 persone penso. Allora, Guanegliani, più cooperativa I Girasoli, 2-3 appartamenti mi sembra. Poi
Maslianico, che fa parte dell'insieme delle persone accolte da Luigi Capiaghi. Mi sembrano 50 appartamenti della stessa cooperativa, 50 appartamenti, un 300 persone circa. Quindi sono due grosse realtà su Cumo che accolgono insieme un 800 persone. Domus Caritasis, che gestisce il centro di Prestino, accoglie 50 richiedenti asilo e 27-28 profughi. Poi c'è la cooperativa Biancospino, che accoglie poi alcune nuove realtà che si stanno preparando all'accoglienza. Sapere conoscere, che tipo di accoglienza si sta facendo? Ecco, io forse l'unica cosa a cui ci tengo è proprio questa. Andiamo, verifichiamo, visitiamo questi centri, rendiamoci conto, sono affare nostro. Su Como ci sono all'incirca un migliaio di giovani arrivati da al massimo da un anno. Ci interessano o non ci interessano? Ci interessa la loro educazione? O siamo tra quelli che stanno a guardare? Ecco, secondo me si stanno venendo avanti delle persone che dell'accoglienza profughi fanno un po' un affare, sono tanti anche a Como, ma perché? Perché i buoni dormono, i buoni stanno a guardare, i buoni che ne avrebbero le capacità, che hanno le idee, magari l'esperienza poi se la fanno, restano troppo a guardare. Anche il Papa ha lanciato un appello alle parrocchie perché accogliessero, pochissime si sono messe a disposizione, e i comuni pochissimi si mettono a disposizione perché si fanno calcoli elettorali, se accolgo i profughi poi mi danno contro, non mi votano più. Ecco, alcuni però si sono messi a disposizione, hanno dato la loro disponibilità. Allora, se ci sono alcuni lupi che fanno la parte grossa, è anche perché la società civile si muove poco. Ecco, l'ideale nell'accoglienza sono tanti che facciano poco e non poco che facciano tutto o quasi tutto. Ecco, ed infine lavoriamo tantissimo sulla formazione, potremmo dirci soddisfatti, non tanto se tutti i profughi che accogliamo avranno trovato lavoro, sarà impossibile, ma se avremo fatto con loro un buon cammino formativo e avremo aiutati, educati a esplicitare le loro capacità, a perfezionarle, a cimentarsi in quel lavoro che gli sarebbe piaciuto fare, ecco, perlomeno attraverso dei percorsi formativi e dei tirocini. L'accoglienza è fatta da alcune persone, ecco, tra queste io segnalo le comunità, i centri islamici, segnalo le chiese pentecostali ghanesi e nigeriane, che per quel che mi riguarda dal primo momento in cui i profughi sono arrivati sono venuti in casa a fare la proposta di partire, di aderire alla propria chiesa. Ecco, mi sembra anche questa sia un'energia importante che c'è sul territorio, cioè di quelle aggregazioni di ordine religioso o nazionale che partono e dicono venite alla nostra chiesa o venite nel centro islamico, forse un po' meno, lì va più per passaparola. Lasciamo adesso la parola a Steven e a Beatrice, Margaret e Michael, arrivati a Como ormai 5 anni fa.